Benvenuti. Chi segue abitualmente Teleracconto sa che noi raccontiamo gli eventi predominanti del fine settimana e questa è una settimana molto speciale perché è la settimana della notte di San Lorenzo, 10 agosto, ma è anche la settimana dove promuoviamo gli eventi che si tengono il Ferragosto, proprio perché Ferragosto quest'anno è infrasettimanale, quindi per avere la possibilità di promuoverli precediamo le date e quindi le citiamo già da adesso. E allora, vediamo quali che sono gli appuntamenti di questa settimana. Intanto l'Associazione Città del Vino e l'Associazione Turismo del Vino ha organizzato in tutte le cantine d'Italia Calici di Stelle. È un evento che si tiene prevalentemente il 10 agosto, ma potrebbe anche essere il 9 o l'11, e offre la possibilità di visitare le cantine, fare degustazioni, un po' come è nella tradizione appunto dell'Associazione Città del Vino e Associazione Turismo del Vino. A Candelaria di Pesaro, a Villa Berloni, c'è invece la Dolce Vita. È singolare questo evento, è un picnic sotto le stelle. Vi si offre la possibilità di acquistare un cestino e fare un picnic a Villa Berloni e questo si tiene invece l'8 agosto. Poi sapete che il 10 agosto è uno degli eventi più importanti, se vogliamo, della costa marchigiana, così si dice, perché Pesaro, Gradara e Gabicce hanno organizzato anche quest'anno Candele sotto le stelle. Il dress code, cioè l'abito consigliato e ufficiale della manifestazione, è il bianco e tutte le spiagge si organizzano per festeggiare questa data e questa ricorrenza. A Cartoceto c'è invece Stelle d'Argento, una cena nei ristoranti, tutti i ristoranti si sono messi in cordata, i ristoranti di Cartoceto, che offrono poi un buono sconto a chi cenerà per visitare il Museo del Balì e soprattutto il telescopio del Museo del Balì, dove è possibile vedere da molto vicino, è il telescopio più importante che abbiamo in provincia, le Perseidi della Notte di San Lorenzo. Poi ci sono degli eventi molto particolari, come la Notte delle Perseidi, ovvero il trekking sotto le stelle, 9 e 12 agosto, sul Monte Catria, precisamente Chiaserna, Monte Catria. E questo è organizzato dal birrificio del Catria, che poi fornirà pasti e bevande. A Ponte Sasso di Fano invece c'è la Festa del Mare, dal 9 al 12 agosto. E anche qui un altro evento particolarissimo, a Monte Paganuccio di Acqualagna ci sarà l'Alba al Paganuccio. È un evento che inizia, pensate, alle 4:30 del mattino e si tiene il 10 e 15 agosto. A Fano dal 10 al 14 agosto c'è invece la birra d'Augusto. A Urbino c'è la famosissima festa del Duca con la gara della Aita o Aita dall'11 al 14 agosto. A Montefabbri di Vallefoglia c'è Borgo in Folk il 10 agosto, a Cagli il Palio dell'Oca dal 9 all'11 agosto, a Pietralunga di Perugia, ma in realtà la strada è da Pianello a Pietralunga, molto vicino a Pianello, c'è il Palio della Mannaia fino all'11 agosto. Poi a Cabernardi di Sassoferrato, la strada che da Pergola va a Bellisio Solfare e poi prosegue appunto per Cabernardi, c'è il Palio della Miniera dall'8 all'11 agosto. Poi c'è un borgo piccolissimo ma molto bello tra San Sisto e Carpegna che si chiama Cabuchero, Cabuchero di Pian di Meleto, si farà solo un giorno, il 12 agosto, la festa degli gnocchi ed è simpatico perché hanno deciso di fare un menù modello supermercato, cioè il menù lì, appunto a base di gnocchi e molto altro, costa 19,99. Poi a Cerasa di San Costanzo c'è la famosissima e 48esima sagra gastronomica il 13 e 14 agosto, a Lamoli di Borgopace c'è la Sagra della Panzanella e vi ricordo che il 15 agosto c'è poi una processione religiosa molto bella e molto particolare, se vogliamo, di quelle che non si fanno più. Vi segnalo poi gli appuntamenti dell'Arena BCC, il 9 il San Costanzo Show e l'11, l'ho promesso a Nevio Russo che è stato ospite della trasmissione, di ricordarvelo. C'è questo concerto molto molto bello e importante che si chiama Ciao Lucio, dedicato chiaramente a Lucio Dalla. E poi come sempre abbiamo quelli che sono i nostri ospiti della trasmissione. Do quindi il benvenuto al sindaco Palmiro Chielli, sindaco di Vallefoglia, e a Maurizio Galassi, presidente della Prologo di Mondavio. Benvenuti.
E dicevo prima, noi abbiamo questa trasmissione che si è posta la line-up, il format di promuovere gli eventi che hanno alla base l'enogastronomia, ma non lesiniamo di promuovere anche eventi di grande importanza. E il sindaco Palmiro Uccelli è venuto proprio a presentarci un evento direi unico nella Vallata del Foglia, che è una rassegna teatrale dialettale che è già iniziata il 5, proseguirà quindi anche stasera, che è mercoledì, poi giovedì e venerdì terminerà. Sono 5 serate dedicate al teatro dialettale. Intanto andiamo con ordine. Io vorrei congratularmi con lei perché nelle recenti elezioni lei è stato riconfermato, è al terzo mandato, quindi complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. Lei ha visto nascere Valle Foglia, anzi ne è stato forse un po' l'artefice, l'unione cioè tra il comune di Colbordolo e il comune di Sant'Angelo in Lizzola. È stato difficile mettere insieme due popolazioni, due storie? Ma è sempre difficile mettere insieme più famiglie e farla diventare un'unica famiglia e soprattutto una comunità. Tanto più difficile perché sono tantissimi gli immigrati e quindi, però insomma, 10 anni oramai è una comunità, sono comunità cittadini solida. Di Valle Foglia, una cittadina molto solida, è il terzo comune della provincia e centro nevralgico di una città quasi come Fano, perché sono quasi 50.000 ecco, abitanti. A questo volevo arrivare, il fatto che lei abbia chiesto e poi ottenuto con decreto presidenziale proprio il titolo di città. Sì, il titolo di città avviato con Giorgio Napolitano e firmato poi da Sergio Mattarella, e bisogna avere dei requisiti, requisiti storici di personaggi illustri come Terenzo Mamiani e Giovanni Santi e poi le attività economiche e produttive, la nostra città industriale, ma anche una città che ha un paesaggio, un ambiente, una storia, un'enogastronomia davvero straordinaria. E poi è al centro di un'area molto vasta, molto diciamo vivace, non è un caso che facciamo una settimana di compagnie dialettali. Con... Ecco, a questo volevo arrivare, Sindaco. Sa, noi qui a Fano discutiamo sul fatto che la campagna e il territorio del porto abbiano un dialetto diverso. Allora, il dialetto di Sant'Angelo in Lizzola è quello di Colbordolo. Unisce o è anche qui un po' differente? Ma abbiamo messo insieme i dialetti marchigiani, il primo festival dei dialetti marchigiani al Teatro Branca Sant'Angelo in Lizzola. Pensiamo di fare continuare con i dialetti marchigiani. I dialetti sono un po' come la musica e hanno una dimensione internazionale. Sì. Ed è chiaro, noi ospitiamo due compagnie dialettali di Pesaro, due di Valle Foglia, una di Montecchio e una di Bottega e una di Urbino. Quindi mettiamo insieme i diversi dialetti, però ecco, si capiscono, ma da una frazione all'altra, da un comune all'altro sono diversi i dialetti. Sono però piccoli accenti. Però si va in armonia, far ridere le persone, farle star bene in un periodo come questo, che non si sa dove andiamo a parare, dove si va a finire. È meglio ridere. È meglio... abbastanza Senta, importante. Sindaco, lei ha avuto anche la possibilità di edificare, lei nel senso di amministrazione, sia chiaro, edificare e abbellire uno spazio che prima non c'era, che è la nuova sede comunale. E avete creato questa piazza dove proprio riescono bene tutti gli eventi che si fanno. Ma noi siamo partiti la prima sera con un migliaio di persone, ieri sera abbiamo fatto il pienone, e ha una centralità, quella è la piazza di 50.000 abitanti, ci sono i giochi d'acqua, diciamo, c'è le il alberature, municipio nuovo, certo. Ci sono le alberature, a un tiro di schioppo c'è il teatro Giovanni Santi, 336 posti, e il teatro di tutta quella vallata, anche dei comuni confinanti, quindi... C'è una vivacità davvero importante e straordinaria. Poi veniamo dalla Notte Bianca, veniamo da Fiesta Global, veniamo dalla box internazionale femminile. Insomma, e per essere una città industriale dove, diciamo, in controtendenza nascono i bambini, i capannoni come i funghi, la gente aveva bisogno non solo di produrre lavorare. Bambini, ma anche di divertirsi, avere i teatri, certo. Di avere la musica, di avere il cinema. Senta Sindaco, com'è nata l'idea però di fare una rassegna teatrale? Cioè vi siete posti il problema, avete visto che mancava?
Ma intanto credo che nessuno di noi, se non sa da dove viene, non sa dove va a parare, dove va a finire. E quindi è importante avere le origini. Le origini sono quelle di gente che è nata e cresciuta in campagna e che parlava in dialetto. Cioè, l'italiano poi l'hanno imparato un po' alla volta andando a scuola. E poi, insomma, la musica e il dialetto è un po' come, diciamo, avere una dimensione internazionale. Noi stiamo cercando di darli a dimensione internazionale. Abbiamo per esempio tanti albanesi, tanti marocchini. Impareranno tanti anche loro il dialetto. Ma i bambini parlano tutti il dialetto. Se uno vede un bambino nero, dice: io sono di Montecchio. Come sei di Montecchio? Era un bambino che è nato e cresciuto come tutti i figli degli immigrati e parlano tutti il dialetto. Perfetto. Hanno unificato anche i dialetti fra i due ex comuni, fra tutte le fazioni dei due ex comuni, parlano i dialetti oramai. Che sono, questo è sintomo di grande integrazione, di grande integrazione. Una comunità accogliente, certo. Una comunità diciamo che sa stare insieme. Senta Sindaco, lei ha detto appunto che è già iniziata questa rassegna nelle serate precedenti a questa. Oggi è mercoledì, voi sapete questa trasmissione va in onda il mercoledì in prima edizione alle 20, prima del nostro TG, e quindi stasera di nuovo, ripeto, c'è la rappresentazione teatrale sulla piazza del nuovo comune di Montecchio, Vallefoglia, e poi a seguire giovedì e venerdì. Dicevo, quali sono le specifiche? Cioè, c'è intanto un orario e c'è anche un biglietto da pagare? No, facciamo tutte le sere gratuitamente, e forse anche quello, diciamo, il trucco della partecipazione. Noi abbiamo inaugurato la capitale italiana della cultura a Vallefoglia alle 6 del pomeriggio a Bottega di Vallefoglia, ma chi c'è? Io dicevo scherzando, invece era sempre pieno di gente, perché diciamo era tutto gratis. Però ecco, i cittadini partecipano un gran bel po', insomma, c'è tantissima gente, si divertono. Due ore, insomma, star lì 2 ore non è facile. Sì, ma c'è questa voglia di partecipazione molto bella. C'è una grande voglia di partecipazione, sì, una grande richiesta, fame di cultura. Noi, lì non c'era un teatro, noi oggi abbiamo 2 teatri. Tutti i comuni confinanti che fanno quei 50.000 abitanti non hanno i teatri, però noi diciamo che i teatri sono di tutti, anche certo, di tutti i comuni confinanti. Per esempio Ginestrete e Montecicardo, che sono Pesaro, ma gravitano su Sant'Angelo, dove c'è il Teatrino Branca, certo, 150 posti. Certo, certo. I comuni confinanti di Petriano, Montecalvo, Tavuglia, Montalabate, Borgo Santa Maria, cioè Pesaro, però Borgo Santa Maria gravita su Montecchio. Quell'area ha il Teatro Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia. Quella piazza, che è la piazza più grande, dopo la piazza diciamo del Popolo di Pisa, la piazza 20 settembre di Fano, è la piazza più grande in assoluto, tiene qualche migliaio di persone. Averla sempre piena, io ieri sera ho fatto un saluto a più di 1.000 persone, insomma, è una grande soddisfazione. È da gusto, è affascinante. Certo. Quindi vi ricordo allora l'appuntamento con questa rassegna teatrale dialettale a Vallefoglia, e ripeto specificatamente che si tiene nella piazza del nuovo comune a Montecchio. Grazie Sindaco, e veniamo invece a Maurizio Galassi, presidente della Proloco di Mondavio, perché Mondavio si appresta a festeggiare, a mettere in scena quella che è la caccia al cinghiale. Esatto. Presidente, io però vorrei chiedere una cosa, io ricordo cacciata al cinghiale, no? No. Caccia, è sempre caccia stata al cinghiale, caccia. È sempre stata caccia al cinghiale, siamo alla 62esima 62 edizione. Anni. 62 anni. Però sono tanti. Con alcuni anni di stop, ecco, purtroppo. Ecco, volevo arrivare a questo. C'è stato un fermo, un po' per la pandemia, che tutti sappiamo, certo, ha rovinato molte cose, ma c'è stato anche qualche indecisione per riprendere? Comunque sempre legata alla pandemia, perché ci si trova... Uscire da un periodo del genere come associazionismo, come volontariato, non è sempre semplice. Ah beh. Magari ci si può trovare in difficoltà, certo, economiche, certo, in difficoltà organizzative, magari la gente, i volontari si sono un attimino allontanati da questo tipo di attività. È anche un po' perché se non perdi il ritmo poi magari esatto, riprenderlo. Fondamentalmente questo. Sì, sì. E voi siete fortunati, avete la rocca di Francesco Di Giorgio Martini, che è integra così come l'ha costruita appunto questo famoso architetto, l'avete mantenuta in maniera splendida, avete dei bellissimi musei, quindi è gioco facile che insomma riescano le cose, no?
Certo, integra e non terminata. Quest'anno, al termine delle due serate principali, 14 e 15 di agosto, metteremo in scena appunto, come sempre, quello che noi chiamiamo il Suoni e Luci, uno spettacolo teatrale un pochino a tutto tondo, e festeggeremo appunto, ricorderemo la costruzione della Rocca, quindi il cammino che ha fatto Francesco Di Giorgio Martini per arrivare a quell'opera. Mm. Poi avete anche la chiesa, se non sbaglio, di San Francesco, quella lì che appena arrivi. Sì, in piazza. È un bellissimo luogo anche quello. Sì. Lì so ma che... tutta la piazza, la nostra purtroppo a differenza di quella di Vallefoglia è piccolina, però siamo un borgo, tra i borghi più belli d'Italia, quindi è una bella soddisfazione. Dicevo, davanti a questa chiesa io ho visto degli spettacoli anche, no? Assolutamente sì. Nei giorni della manifestazione ci saranno degli spettacoli itineranti, si susseguiranno praticamente nell'arco di tutta la giornata, quindi ci saranno diversi artisti di diverse tipologie, quindi da danzatori a musicisti a giocolieri, certo, e quant'altro. Certo. Senta Presidente, quando dici caccia al cinghiale, dici questa è una rievocazione storica dove tutti hanno il fucile a caccia di cinghiali, ma non è così, no? No, questa ha un'accezione storica, diciamo, viene la caccia al cinghiale, è qualcosa che nasce da dalla festa, festeggiare il duca Giovanni della Rovere che arrivava a Mondavio per la presa di possesso del vicariato avuto in dono dallo zio Papa Sisto IV, Sisto V, sempre della Rovere, sì, sempre della Rovere. E questo è, diciamo, il popolo che per festeggiare offriva un grande banchetto, quindi si andava alla caccia al cinghiale, un animale tipico della zona. Certo. Ma non è la situazione di Roma dove i cinghiali sono davanti no, casa. No, per fortuna no. Se no, altrimenti tutti con la carabina o la balestra. Assolutamente sì. In questo caso parliamo di balestra e arco. Ecco, a proposito di questa cosa che no, storicamente accertata, che si fece questo gran banchetto per la presa in possesso del duca, voi avete puntato molto su appunto riproporre un banchetto rinascimentale. E se non erro, se la memoria non mi inganna, voi siete stati i primi a riproporre questo genere di situazione. Adesso non sono certo se siamo stati i primi o meno, però dalle nostre parti sicuramente penso di sì. E, tra l'altro dietro c'è una ricerca storica filologica molto importante, nel senso che cibi bevande leggermente modernizzati, perché altrimenti sarebbero sapori un pochino negli anni, sappiamo che i sapori si sono modificati, anche il nostro modo di recepire certi sapori. E quindi nel chiostro francescano, proprio accanto alla chiesa di cui dicevamo prima, si terrà questo banchetto rinascimentale. Ecco, questa cosa mi piace, cioè io vengo, no? Così come sono, voi date un vestito rinascimentale e ci fate accomodare a tavola? Sì, si viene proprio chiamati, cioè sì, ci si spoglia dei propri abiti e si appartiene, si... con questo salto nel passato si appartiene ad una casata, ad una delle casate che frequentavano, che erano presenti a Mondavio. Quindi si interpreta un ruolo anche. Si interpreta proprio un ruolo, sì. E ci si spoglia dei propri abiti e si entra in questo chiostro francescano addobbato e adibito per l'occasione, proprio al banchetto. Non ci sono modernità, si mangia con le mani, come dicevo, le ricette sono assolutamente su... Studiate ad hoc per questa cosa, non ci sono luci artificiali, quindi si va solo a fuoco. Gli spettacoli sono in esclusiva per chi partecipa. È molto suggestivo, credo. Molto, molto suggestivo. Poi avete pensato anche di fare un doppio, no? Un doppio, cioè c'è questa cena rinascimentale, diciamo, un po' riproposta a mo' di elite per le famiglie, appunto, nobili che erano solite fare questo genere di convivi. Però avete pensato anche al popolo e avete creato il bivacco. Assolutamente sì. Il bivacco si tiene invece nel fossato della Rocca, molto suggestivo anche questa ambientazione, sempre a fuoco, quindi sempre molto studiata, un pochino, diciamo, più meno popolare, pomposa, come detta. Quindi chi partecipa non partecipa in abiti rinascimentali, quindi anche il costo in questo caso viene abbattuto, perché c'è la necessità di affittare l'abito. Di spese, chiaro. E si sta in un ambiente militare, con i nostri arcieri balestrieri che, mentre viene servita la cena, propongono anche una spettacolarizzazione, quello che era un allenamento dei militari,
della nostra brigata Feltria. Diamo delle informazioni molto precise. Dunque, intanto la caccia al cinghiale si tiene il 13, 14 e 15 agosto con una prefazione del bivacco anche il 10. Esatto. C'è un biglietto da pagare? Sì, c'è un biglietto da pagare. Il 13 di agosto c'è un biglietto da pagare di 5 euro. Per vedere gli spettacoli? Sì, per entrare in paese, certo, e vedere gli spettacoli che, come dicevamo, si susseguono, certo, a ritmo continuo. Per la cena rinascimentale invece? Per la cena rinascimentale il costo è di 120 euro, 100 euro a testa se si prenota l'intero tavolo. Un tavolo è da 10 persone. Invece per il bivacco? Per il bivacco siamo sui 40 euro. 40 euro. Tutte le informazioni si possono reperire sicuramente, oggi abbiamo tutti il telefonino, sì, quindi in internet o nelle pagine Facebook. Grazie, grazie mille. Siamo arrivati a conclusione di questo nostro appuntamento. Ringrazio gli ospiti di nuovo, il presidente della Proloco di Mondavio, Maurizio Galassi, e il sindaco Palmiro Ucchielli. Io mi auguro che voi possiate partecipare a questi eventi che vi abbiamo descritto, oltre a quelli che vi ho citato in apertura, e comunque passate una bellissima notte di San Lorenzo e un bellissimo Ferragosto. Noi ci sentiamo, anzi ci vediamo sempre mercoledì prossimo. Ciao!